messo in onore di Paolo Borsellino, e c'è stata una scena in cui io non riuscivo a riprendermi. Non sapevo, io ho letto molte cose di Paolo Borsellino, le tengo come esempio nella mia vita, nella vita di tutti quanti dovremmo farlo. Borsellino aveva tre figli, ha tre figli, un maschio e due femmine. La piccola si chiama Fiammetta, Lucia, diminutivo Fiammetta, e lui il giorno prima della sua morte, che lui aveva capito benissimo che aveva i minuti contati, i secondi contati, aveva ordinato alla figlia piccola Fiammetta di andare all'università a fare l'esame, anche se la figlia non si sentiva di fare questo esame perché non era sufficientemente preparata e in più aveva il timore che il padre venisse fatto fuori, cosa che è successa. Intanto dico al pubblico di avvicinarsi. E poi lui il giorno dopo, appunto il 19 luglio 1992, insieme a tutta la scorta, appunto, è stato tragicamente assassinato. La figlia, Fiammetta, l'ultima dei tre, ha obbedito al padre, ha fatto l'esame e ha tenuto in considerazione suo padre e il senso della giustizia e della legge innata, della legge soprattutto dell'uomo. Io non sono certo un avvocato, io sono un artista, però la dignità umana deve far parte di ognuno di voi, di ognuno di noi e di ognuno di voi. E mi sono ricordata nel mio piccolo una vicissitudine un po' simile. Mio padre è stato 43 anni in servizio alla Polizia di Stato. Lui odiava, ricordo, la politica e diceva l'anno prima, quindi nel 1992, lui è morto nel 1993, quando è stato assassinato Giovanni Falcone il 23 maggio del 1992, ricordo benissimo che diceva Borsellino chissà quanti giorni di distanza dalle assassinato anche lui. Poi mio padre dopo poco tempo è deceduto anche lui di cuore e io avevo un concerto proprio in quei giorni e lui mi ha ordinato in un letto dell'ospedale Pierangeli qui a Pescara che io avrei dovuto continuare nella strada retta e dell'onestà, nella fede cieca dell'arte e l'arte al servizio delle istituzioni. Io sono molto contenta di fare questa manifestazione dedicata a questi magistrati, ma soprattutto avere ospiti i magistrati abruzzesi, quali il dottor Nicola Tripuoggi, che si è adoperato per una vita intera al servizio della magistratura, il dottor Giuseppe Bellelli, stessa cosa, e anche tutti gli altri magistrati. E noi musicisti, quando io ho contattato i musicisti all'inizio della manifestazione, lo stesso maestro Collini questa sera ha detto, bene, anche se ci sono risorse un po' strette, non lamentiamoci, comunque c'è l'assessore Porcaro che ha salvato questa manifestazione e la ringrazio di cuore, ma dobbiamo esibirci per sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso la musica, per la giustizia e quello che è il suo corso, ricordando appunto la figura di questi due grandi uomini. Ho parlato anche con Giuseppe l'altro giorno, Bellelli, e ho lanciato l'idea di fare un concerto a Natale dentro il tribunale di Pescara come augurio e anche come simbolo di non solo di pace ma di rettitudine, perché in quanto a rettitudine penso che l'artista con la A maiuscola, soprattutto l'artista classico, non è mai ripagato di tutto il lavoro che fa dalla mattina alla sera, solo dentro una stanza, forse come era solo anche il giudice cui oggi onoriamo. Grazie. Grazie mille. Allora, nell'intervallo ci sarà il viceprefetto, la dottoressa
De Acedis, che verrà a consegnare, io non so come ringraziare il Quirinale, che ogni anno, ormai da 7 anni, ha una lunga collezione di medaglie, le chiamo le patacche, che il Quirinale destina a questa manifestazione, perché è affinata da ormai da 17 anni a istituzioni importanti quali Amnesty International, e qui abbiamo presente il responsabile di Pescara, il professor Paolo Mariani, che in tutti i concerti e seguite farà una petizione firme contro le istanze della più grande associazione mondiale che si occupa dei diritti umani. E quest'anno anche la presenza del professor Ciampaglia e l'associazione, non ricordo il nome del presidente, ma poi li chiamerò, il professor dell'associazione culturale Abissinia, e loro, molti mi hanno chiesto, anche i giornalisti, cosa fanno. Loro sono volontari, il professor Ciampaglia è un medico, un chirurgo, che in modo del tutto volontario e a spese sue hanno istituito una specie di ospedale da campo dove operano in questi paesi quali l'Etiopia, per salvare le vite umane, che visto che siamo ancora delle persone, almeno per quello che ci rimane. Poi inviterò a un intervallo anche con una premiazione il dottor Trifuoggi, che sicuramente ci darà un saluto ai grandi magistrati, e anche il dottor Giuseppe Bellelli, così come l'assessore alla cultura Giovanna Porcaro e la direttrice dell'AUM, persona preziosissima che in modo del tutto spontaneo ha offerto questa location così preziosa a Pescara e in Abruzzo. Grazie. Allora, prima di iniziare il concerto di questo coro favoloso, è un coro eccezionale, loro sono dei grandi professionisti, hanno il loro presentatore, hanno articolato questo evento in due parti, la prima parte con musiche e composizioni sacre, polifoniche, cioè più voci, e la seconda parte invece una parte molto più moderna, quindi il cosiddetto gospel. Allora, prima di chiamare sul palco il coro polifonico Beato Nunzio, diretto da Gianni Golini, io vorrei fare, anche se non sono abituata, un minuto di silenzio per una riflessione di quello che è successo ieri, 20 anni fa. Thank you.
Studio Mater in Bresi, salve Regina. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti a questa serata molto particolare dedicata ai nostri eroi, gli eroi d'Italia che la signora Maria Gabriella Castiglione ha molto ben illustrato. Ha esordito così e forse non c'era modo migliore con un brano singolo della liturgia, il coro polifonico Beato Nunzio di Pescara diretto dal maestro Golini. Facciamo accomodare qui i nostri musicisti, che sono Roberto Pace al basso, Andrea Giovannoni alla batteria, Emanuele Rosa alle tastiere. La direzione del coro è affidata al maestro Gianni Golini. Il coro prosegue proponendo una gospel mass, che letteralmente significa una messa gospel. È stata composta nel 1978 da un musicista di nome Robert Ray, che a differenza di tutti i suoi predecessori, che avevano comunque in qualche modo cercato di modificare i brani liturgici nel corso dei secoli, lui è riuscito ad armonizzare la tradizione antica della liturgia con quella che è la caratteristica tipica del culto afroamericano, cioè quello di inserire durante la liturgia un senso di gioia, di festa, di partecipazione. E il risultato è stato quello non soltanto di diventare un genere assolutamente gradevole, a tal punto da aver ispirato poi altri stili come il soul, come il funk, come il pop, ma allo stesso tempo ha generato un profondo senso di partecipazione, genera un profondo senso di partecipazione nei confronti del pubblico. Assisteremo quindi ai brani Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnudei, il coro polifonico Beato Nunzio. Thank you.
partecipazione, una partecipazione che serve a sentire più vicini le persone, far sentire più vicini le persone. Lo possiamo fare tutti usando le mani. Adesso ci proviamo. Oh.
canzone passa, oltre che con dei gesti, anche con delle parole. Sì, perché a volte le parole servono, ne usiamo e ne abusiamo, ma a volte servono. E questa parola che è contenuta in questo brano, che poi è il brano liturgico del nostro credo, I believe. La partecipazione quindi, oltre che con le mani, a un certo punto, nel cantare insieme, I believe. Thank you.
momento in cui partecipare. I believe, tutti insieme. Non mi sembra una bella partecipazione. E allora facciamola più difficile. Facciamo soltanto noi, insieme. Mi date la palla per dirmi una cosa. Spesso non partecipiamo perché non ci sentiamo all'altezza di farlo. Invece io penso che se tutti pensassero di potercela fare, forse la partecipazione ci sarebbe, e maggiore pure. Insieme. Non sono ancora sazio, perché vorrei se abbiamo imparato almeno la lezione. Re, A, A, B, Re, B. Ok. A, B, B, B. Ti stanno aiutando. Vorrebbero che voi diceste, scusate, questa parola. Ma potete dire qualsiasi cosa vi viene in mente. Provateci. Ah, ho capito, c'è un coro in platea e si voleva nascondere dietro questa cosa. Rifatecela sentire, che ci è piaciuta. Ai, mi, mi, mi. Benissimo, adesso che ho scoperto questo, la seconda parte del concerto ce la facciamo noi. Tutti insieme adesso, bravissimi. Ai, quello che vuole. Io credo che questa sera dobbiamo, perché se commemoriamo delle persone come quelle che stiamo commemorando, dobbiamo ancora credere, perché non dobbiamo perdere la speranza. E quindi crediamo fermamente in un mondo migliore. I believe I can never, can never, can never. Hey, God.
intanto scusateci per lo scherzo di questa sera. Sì, perché c'era stato uno scherzo. Nel senso, abbiamo detto c'è un coro che farà musica polifonica, religiosa. Ebbene, non abbiamo detto nessuna bugia. È tutto vero. Questa è musica polifonica e religiosa. Quella religiosità, voce, voce, voce. Siamo abituati al rumore, rumore, rumore. Quella religiosità che appartiene a ciascuno di noi, quella che ci fa vivere il Natale ancora con serenità, quella serenità che è data da dentro al cuore, perché ci ricordiamo mamma e papà, ma forse ci ricordiamo di essere uomini prima di tutto. Però questa è la messa gospel. Le parti che abbiamo recitato questa sera sono esattamente la traduzione in inglese del nostro, della nostra liturgia. E la liturgia conclude, almeno questa parte, con l'Agnus Dei, si conclude con l'Agnus Dei. C'è una frase dell'Agnello di Dio che pronunciamo, chi va, chi frequenta, ogni domenica, dona a noi la pace. E poi il lunedì ce ne scordiamo. E quindi questa messa di Rotten Ray scrive questa parte dedicando a quest'ultima parte un valore veramente universale. Ed ecco perché ci piace farla e farla anche molto bene. Lamb of God, Agnus Dei.
grazie della partecipazione. Vogliamo talmente ringraziarvi che, siccome la vostra partecipazione è stata presente, vogliamo rifare soltanto quest'amen insieme, eh? E non ci applaudite, solo di fine. Grazie.